nostra poca fede, il nostro poco amore, la nostra speranza vacillante. E ti chiediamo questa sera di confermarci nella fede, nella speranza e nella carità. Sii tu sempre benedetto, Gesù Signore, che sei presente nelle vicende di questo mondo, sei sempre presente nella tua Chiesa e continui ancora a predicare il tuo Vangelo, continui ancora a liberare gli uomini, continui ancora a guarire gli uomini, continua ancora a consolare gli uomini. Signore Gesù, tutta questa energia, questo dinamismo parte da te, che sei presente nel sacramento dell'Eucaristia, e da te, da questo altare che emana tutta l'attività della Chiesa, come detto nel Concilio. Ma a te, o Signore, deve tornare tutto, perché questo è il punto di ritorno. Ti chiediamo allora, Signore Gesù, che come da te parte la vita, così quelli che sono stati vitalizzati ritornino a te e trovino in te la loro forza per continuare il cammino. Lode e gloria a te, Signore. Vestiti si sono lacerati per i troppi rattoppi che noi abbiamo fatto. Signore, i nostri oistri sono scoppiati e il vino si è versato per i troppi sopraccarichi che abbiamo fatto, per le troppe mescolanze che abbiamo fatto. Non abbiamo così osservato il tuo Vangelo. Non abbiamo voluto svestirci dei vecchi abiti, ma abbiamo cercato di rattoppare con pezze nuove gli abiti vecchi. Il vestito si è lacerato, siamo rimasti nudi del vecchio e del nuovo. Signore, noi ci siamo caricati di sovraccarichi, e il vino nuovo è stato messo in odori vecchi che non potevano contenere il fermento, e gli odori sono scoppiati, il vino si è fuso e siamo rimasti senza vino. Oh Gesù, Figlio di Dio, vieni in nostro soccorso. Aiutaci, Signore, a deporre il vestito dell'uomo vecchio, perché la guarigione che tu vuoi darci è una guarigione che deve rivestire l'uomo nuovo. Signore, dacci il vino nuovo e liberaci dai fermenti antichi, dei fermenti della carne, dei fermenti del maligno, dei fermenti del mondo. Dacci il vino nuovo della grazia, il vino nuovo dell'amore, perché possiamo camminare in un rinnovamento di vita. Signore, rinnovaci interiormente e allora le nostre malattie spariranno, la guarigione fiorirà nella nostra carne. Noi saremo uomini nuovi, saremo gente nuova che lode il tuo nome. Lode e gloria a te, Signore.
e gli domandò per tentarlo. Ed è questo. Tutti chiedete guarigione fisica. Qui non c'è nessuno che chieda la guarigione dalla propria superbia. Nessuno chiede guarigione dalla lussuria. Nessuno chiede guarigione dall'invidia, dalla gelosia, dall'ira, dalla gola. Nessuno chiede guarigione dall'avarizia, né della cilia. E in realtà è così, se noi esaminiamo queste vignette, non ci sono richieste di guarigione. Le sette vizi capitali, che sono le vere malattie dell'anima. Siamo preoccupati del corpo che perisce, non dell'anima che non perisce ed è malata. Chiediamo al Signore di comprendere questo lamento, di recepire questo lamento del Signore. Preoccupiamoci di guarire dalle malattie, che veramente sono malattie dello spirito, che ci impediscono di esercitare bene la nostra fede, la speranza, la carità, che ci impediscono di vivere il Vangelo, di essere veri cristiani, di essere sani, perché siamo tutti spiritualmente malati, affezionati alle nostre malattie dalle quali non vogliamo guarire. Che senso ha chiedere soltanto la guarigione del ginocchio, del petto, delle spalle, anche dal cancro, dalla cirrosi? Sono malattie brutte, cattive, ma che affliggono il corpo. Ma perché non ci preoccupiamo anche di chiedere la guarigione della fede, della speranza, della carità, la guarigione delle mormorazioni, dai cattivi pensieri, dalle mormorazioni, dalla lingua così fraudolenta o della lingua tagliuzzente, a forbice? Perché noi chiediamo al Signore di guarire dall'invidia, dalla gelosia che tarpa nel nostro spirito, dalla pigrizia, dalla tepidezza che non ci fa pregare? Perché non chiediamo questo? Non siamo coscienti delle nostre vere malattie. Signore, questa è la verità. E sono il primo io a confessarmi davanti a te, che non chiedo la guarigione di queste mie malattie spirituali. Fratelli e sorelle, apriamo gli occhi e ascoltiamo la voce dello Spirito. E adesso vediamo se c'è qualcuno che voglia ancora continuare la lode. Che siamo malati, è chiaro. La cosa è chiara, che siamo intorpiditi, ammutoliti, dormienti, insensibili, anestesizzati, come se tutti avessimo ricevuto l'anestesia, insensibili, come se tutti fossimo imbambolati con avvie di sedativi. Ma svegliamoci, gridiamo a Lui, chiediamo a Lui di guarire, e non aspettiamo la guarigione seduti senza il desiderio vivo di guarire davanti a Dio, di essere dei viventi davanti a Lui.
di essere dei risorti, non dei morti o dei moribondi.